mattina alle 7, io sto ancora dormendo, sento bussare alla porta, polizia, mi alzo, vado ad aprire, erano 5 o 6, sono entrati, mi hanno chiesto di seguirli in questura. Più che altro è stato lo spavento che ha avuto mia madre, che ha 77 anni, quindi trovarsi in casa 5 o 6 poliziotti, insomma, non è stato bello. Mi hanno portato in questura, mi hanno fatto le foto, le impronte, poi mi hanno detto per cos'era, perché io non avevo nessuna idea, pensavo fatti della Val di Susa, fatti di qualcosa. E mi hanno detto perché avevo spintonato un poliziotto quando abbiamo fatto un picchetto a luglio in via Pra Rostino uno scarto a carico di una signora anziana. Appunto io quel giorno lì avrei spintonato uno della Digos che ha messo nel verbale questa cosa qui, che non sta né in cielo né in terra, perché io quel giorno lì io mi sono messo così contro un muro. E non ho mosso braccio, non ho proprio mosso braccio. È proprio una cosa che non so come sia uscito. Adesso io devo andare tutti i giorni a firmare dai carabinieri di via Guido Reni, dalle 8 alle 9, finché il GIP non terminerà la sua inchiesta. Insieme a me sono state colpiti altri 5 compagni, quindi siamo 6 in tutto, e questo secondo me la dice lunga sul fatto che vogliano intimidire questi nostri atti contro l'emergenza a casa, contro gli sfratti, contro questi picchetti anti sfratto. Oltretutto io sono incensurato, per cui una misura del genere mi sembra veramente sproporzionata, il fatto di dover andare tutte le mattine dai carabinieri a firmare. Io ho il mio lavoro, per cui questo mi crea dei gravi problemi. Secondo me appunto c'è una strategia di fondo che vuole colpire questo tentativo d'arginare la nostra lotta contro gli sfratti. Intanto io vengo da 20 anni di lotta no TAV in Valle di Susa, dove stavo prima che la banca mi prendesse la casa, dato che perdendo il lavoro non ho più potuto pagare il mutuo, e quindi la banca si è presa la casa, e sono dovuto venire a Torino a stare in 50 metri quadri con mia madre. Ho avuto l'occasione di conoscere l'occupazione di via Bardonecchia, in cui mi sono buttato proprio perché
riconoscevo tutti i valori della lotta all'ottava, e poi mi sono subito trovato bene con tutti i compagni. Ritengo la lotta per la casa una delle cose primarie da fare in questa città.